Eccomi, buongiorno, ben ritrovati. Vabbè, non ve lo dico neanche più. Stavo dando un'occhiata perché sono noiosa, lo so, ma sono di corsa e non so se ho preso tutto. Mi auguro di sì. Volevo ricordarvi che è disponibile sul sito www.bimagenta.it il nostro primo libro. I 60 colori di zucchero, che è una guida pratica per ottenere la pasta di zucchero in più di 50 diverse tonalità, colorazioni, partendo semplicemente da pasta di zucchero ciano, magenta, giallo, nero e bianco. Il libro è arrivato, quindi grazie a chi lo ha già acquistato, grazie a tutte le domande. Diciamo. Ciao Annalisa! Dobbiamo fare l'altro braccio. Come vi ho detto, un braccio io lo avevo, ve lo faccio vedere, lo avevo già avviato questa mattina, perché altrimenti non ce l'avrei mai fatta. Quindi facciamo l'altro braccio. Quindi prendiamo la solita pasta di zucchero, color carne. Ecco, creiamo una forma di questo tipo. Ciao Attilia, un abbraccio. Tagliamo. Ok, poi arrivo, manico del pennello, schiacciamo la punta in questo modo. Ora, le mani le avevamo già viste, però è uguale. Ricordiamoci quella che dobbiamo fare, quindi taglio, taglio e le quattro dita in questo modo. Adesso, ciao Marisa, ciao, ben ritrovata. Quanto tempo? Colpa mia perché sono stata assente, quindi assente ingiustificata. Ok, ora così. Poi ci prendiamo, che lo avevo da queste parti, il pennellino in caucciù e andiamo ad allargare un po' la mano. Il pollice lo portiamo in avanti, vi ricordate? Così, e cominciamo a delineare la mano in questo modo. Ok, non vi preoccupate se adesso sembra ancora un po' deformata, è assolutamente normale. Cosa facciamo? Schiacciamo, ok, e continuiamo a portare. Vedete che io spingo la pasta, poi in questo momento sotto, passatemi il termine, sotto i riflettori, come sono io, c'è una temperatura quasi tropicale, quindi la pasta ovviamente un pochino ne risente. Infatti magari la facciamo poco per volta la mano, ok? Quindi questo lo portiamo in avanti, il pollicino lo spostiamo indietro, qua ricreiamo ancora, ok, in questo modo, dobbiamo creare il polso, ok? Ok, piano piano, con tanta pazienza, ripeto, soprattutto vista la temperatura di fuoco che ho io qua. In questo momento ho qualcosa come quattro lampade puntate e vi garantisco che la temperatura è veramente tutt'altro che bassa. Allora, pennellino a punta in silicone e andiamo a rifinire un pochino, ecco qua, le dita. Ok, così avrei forse potuto queste dita tagliarle un pochino più, ecco, perché altrimenti risultavano troppo corte in confronto al taglio del pollice. Quindi finché le tagliate poco potete poi riprenderle. Ovviamente se le tagliate troppo non va bene. Ci facciamo un po' di segno, ok, e magari
giusto per non saperne leggere né scrivere, ci sporchiamo un po' le mani, perché poi io ho le mani calde, quindi per me è sempre molto difficile, con un po' di CMC, e a questo punto, ok, ci mettiamo così e cominciamo ad assottigliare il braccio. Vi ricordate cosa vi avevo detto? Perché sto usando così tanta pasta? Perché io ho le mani calde, in questo momento qua c'è molto caldo, quindi continuare a maneggiare la pasta di zucchero, se fosse stata molto sottile, sicuramente mi avrebbe creato dei problemi, ok? Perché la pasta si sarebbe ammorbidita indubbiamente troppo. Invece in questo modo io riesco a mantenerla un pochino più rigida, ok? Più soda. Quindi a questo punto cosa facciamo? Ci misuriamo, riuscite a vedere? Scusate, è ancora un po' troppo spessa qua, quindi non vi preoccupate se la mano facendo così si rovina un po', poi la risistemiamo più tardi. Prendiamo due dita e ci facciamo il segno qua, quindi questa sarà l'altezza del gomito. Ok? Il mio consiglio, ora io vi ripeto, l'altra mano l'ho fatta oggi, cioè l'altro braccio per questioni di tempo. Il mio consiglio è fatele insieme e durante i vari passaggi, cioè ad esempio se aveste fatto l'altra mano, io a questo punto mi sarei fermata con questa e avrei cominciato l'altra, in modo da lasciare il tempo alla pasta di zucchero di questo braccio di, come si dice, di rassodarsi e riprendersi un attimino, ok? Ma ovviamente siamo in diretta, quindi il tempo non è mai abbastanza e quindi non riesco. Adesso cosa faccio? Taglio via la parte, comincio a tagliare via l'eccesso e ricomincio ad assottigliare il braccio. In questo modo non lo abbiamo fatto. Ora non possiamo veramente far altro che lasciarlo riposare un pochino, perché se io adesso lo andassi a maneggiare, a mettere in forma, vi posso garantire al 100% che si deformerebbe. Ok? Quindi lasciamolo qua, lo lasciamo qui, lo facciamo riposare un pochino e intanto procediamo a fare il resto, quindi lo appoggio un attimino di lato. A questo punto possiamo cominciare a andare avanti con il vestito. Vi faccio rivedere, ecco, vedete? Questo è quello che abbiamo già fatto. Dobbiamo andarlo a furia di muoverlo, si sta spaccando tutto. Va bene, prendiamo della pasta di zucchero bianca. Io oggi ho preparato lo stencil leopardo perché volevo farvi vedere il nostro nuovo stencil. Ricordo a tutti i nostri stencil con le istruzioni sul retro per l'utilizzo e per la pulizia, che è molto importante per una lunga durata del vostro stencil. Lo stencil ha una parte ruvida e una parte liscia. La parte ruvida va a contatto con la pasta di zucchero, la parte liscia invece va verso l'alto. Quindi posizioniamo il nostro stencil. Io mi ero ovviamente già preparata la ghiaccia reale colorata, in questo caso di nero. Vediamo se riesco senza fare troppi guai. Cosa facciamo? La mettiamo per così, che secondo me è meglio. Ci mettiamo sul bordo, posizioniamo un po' di, ecco qua, ghiaccia reale. Perfetto. Ci prendiamo la solita spatolina e delicatamente ma convinte andiamo a spatolare. Sono in una posizione pessima e sto scivolando, ma va bene lo stesso. Facciamo così. Ok, aspettate che, mamma mia, ho le mani sudatissime e sto scivolando. Allora, a questo punto, ovviamente ho messo la spatola in bocca perché sennò non so dove tenerla. Tiriamo su
Ecco, siccome voglio fare anche l'altro pezzo, aspetto un secondo, giusto un secondo, non di più, e vado a posizionarmi lo stencil. Ok, così. A questo punto il mio consiglio è mettiamo la ghiaccia direttamente sulla spatola e non sullo stencil per evitare guai, diciamo così, e andiamo a continuare devo trovare la posizione giusta, se no non riuscirò mai. Ecco qua. E andiamo a continuare. Direi che la pasta di zucchero qua è finita. Ok. Puliamo la spatola onde evitare di fare guai ovunque. Perfetto, la appoggiamo da un'altra parte perché sennò sicuro come l'oro che sporco dappertutto. E andiamo a tirare su. Ora qua non l'ho passato bene, è un mea culpa. Adesso cosa facciamo? Intanto che lo levo dallo Scottex perché sennò è un guaio. Lo Scottex l'ho tenuto per evitare ovviamente di sporcare, cercare di sporcare il meno possibile sotto perché altrimenti era un guaio. Ok? Farò solo un drappo con aiuto. Qua con lo stencil perché sennò poi devo rifarlo, quindi vi tengo troppo. Ok, adesso per posizionarlo devo, sicuro che prima o poi mi si spacca, eh? Ok, facciamo così, qua colla alimentare e un pennello, nella speranza che il pennello sia il più pulito possibile. Ok, mi direte a voi, giustamente cosa interessa? Niente. Ok, ma sì, mettiamo la dammi sopra la pasta di zucchero. Ci prendiamo la misura approssimativa, quindi direi che questo lo possiamo tagliare qua. Io non vedo ovviamente in maniera perfetta perché non sono proprio sopra il lavoro, però ci proviamo. Pieghiamo un po', ok, questa così e andiamo a. Poi dopo, quando finiamo la diretta, che lo tiro su, ve lo posiziono meglio. Ok? Adesso cerchiamo di metterlo il più. Ok, così. E lo sistemiamo con il pennellino. Questo possiamo, volendo, vediamo se riesco con questi avanzi a farle anche una parte di busto. Aspettate, eh. Allora, potrei così, però viene un po' troppo. Vabbè, lo facciamo, guardate. Così. Ok. Con il pennellino in silicone ci aiutiamo, perché con quello in silicone, perché è a punta e io adesso ho bisogno di andare un po' più, ecco qua, così. Vedete come riesco comunque a lavorare la pasta anche se abbiamo usato lo stencil, perché comunque la ghiaccia si secca. E quindi la pasta di zucchero è nei limiti, ovviamente, ancora, diciamo così, lavorabile. Va bene? Ora ne prendiamo un'altra striscetta e ci organizziamo così, poi per bloccare il lavoro, più che altro per rifinirlo un pochino, ok? Magari. Così vediamo se riesco a girarvela su un fianco senza distruggere tutto. Ok, forse di A qua. questo punto dobbiamo finire di attaccare il braccio, che come vedete si è
rappreso, quindi è un pochino più solido. Ora ovviamente ho le mani tutte sporche di ghiaccia reale nera, ma ce ne faremo come sempre, come dico sempre, una ragione. Allora, dobbiamo piegare il braccio, quindi andiamo di nuovo nell'incavo, lo pieghiamo così, ok? In questo modo. Adesso poi gestiamo anche l'eccesso. Quindi un po' di, anche qua arrivo ragazze, colla alimentare e andiamo a posizionare il braccio. Non vi preoccupate se ora non è messo correttamente, non è un problema. Dobbiamo cercare di non annientare tutto. Dopodiché, a questa altezza, un po' di colla, che ovviamente mi sporcherà la ghiaccia, cioè si sporcherà di ghiaccia, scusate, quindi ok, pieghiamo il braccio. Andiamo a piegare, come cavolo? Ah, così? È difficilissimo lavorare al contrario, aiutatemi! Ok, e lo lasciamo che si sistemi un Mi po'. sta già cominciando a rapprendersi, quindi basta che io la indirizzi, poi se volessi potrei rifinirle un attimo, ovviamente appoggiata magari così il gomito. Ok, qua non mi piace perché, scusate, dobbiamo sistemarle bene il pollice che va messo dall'altra parte. Quindi ragazze, per oggi direi che abbiamo detto tutto. Io vi ricordo tutti i nostri prodotti www.bimagenta.it. Per qualunque dubbio o necessità mi scrivete, sono a vostra disposizione. Ci vediamo domani alle 2, sempre qua. Baci baci, buona giornata. Ciao!